Claudio Amendola torna a Ostia per presentare la sua seconda regia, 48 ore. Sì, per presentarlo qua, perché il film è un film di 2 anni fa, quindi non per presentare il film, ma per essere vicino ai ragazzi del Cinema America e sì, è per un'occasione per ritornare qua anche, certo. Ecco, lei è affezionato ad Ostia, ha girato molti film qui a Ostia, anche la sua prima regia, La mossa del pinguino, ha delle scene a Ostia. Sì, è vero, ho girato tutti e due i film, delle scene ambientate a Ostia, anche se non era ambientato ad Ostia, però le abbiamo girate ad Ostia. Io Ostia la conosco più da grande negli ultimi anni e più per il lavoro, perché mi spiace dirlo, ma sono un ragazzo di Roma Nord, quindi sono fregenate, insomma, sono cresciuto e ho giocato a pallone a Maccarese, quindi sono proprio di quella parte là, però Ostia l'ho sempre molto apprezzata e in più ho fatto qua un sacco di film, anche film importanti, e Ostia per il cinema ha un valore fondamentale, insomma. Con Suburra lei per qualche verso ha preconizzato quello che sarebbe successo qualche anno dopo a Ostia. Ma io non ho fatto niente, io ho fatto l'attore e queste domande le fate a chi scrive e a chi dirige. Ecco, allora che ne pensa di Ostia come città? Io penso che Ostia continua a essere, mi sembra, lo dico da fuori perché non lo conosco, ma mi sembra una grande occasione sprecata. Mi sembra un potenziale meraviglioso sia di territorio che umano, e come tantissime delle risorse che ci stanno in Italia poi viene non sfruttata, non aiutata, non lasciata vivere. Per questa sera sicuramente, ma per quello che fate, per le vostre iniziative, e per noi che facciamo questo mestiere è oltre un grande aiuto anche un grande insegnamento. Se noi difendessimo il nostro mestiere come lo difendete voi, sarebbe un altro modo di fare il cinema, e infatti prendiamo esempio, vi ringraziamo per questo. Poi ho visto che siete veramente giovani, giovani, giovani.